5 agosto. Qual è la magia di questo spettacolo suggestivo di Annibale Ruccello? Io dico che è la regia di Nadia Baldi, e Nadia dice che è regia martire, decisamente. Beh, decisamente, chiaramente c'è un testo che ha una grande forza, una grande vitalità, direi, ed è sicuramente un testo che ha in sé questa universalità che molto spesso, cioè, ormai è difficile trovare nella nuova drammaturgia. E la magia, sinceramente, sta anche nel lavoro fatto con gli attori, che sono estremamente evocativi, estremamente bravi. E che riescono a restituire attraverso questa invenzione scenica tutto quello che il testo vuole regalare, cioè la possibilità di trovare nei personaggi una serie di risvolti umani, psicologici, che fondamentalmente esistono in tutti noi e che spesso teniamo a bada per paura di non essere adeguati nella vita comune, sostanzialmente. Sì, è così, è un grande testo questo Ferdinando di Annibale Ruccello, è un testo che ha la magia della parola, una parola così densa, così intensa, che ti travolge, ti affascina, ti fattura, ma fattura nel senso delle fatture magiche, delle fatture, sai, quelle lì che ti lasciano stupefatto, imbambolato. È molto divertente, è molto provocatorio, è una grande lingua fatta a forma di torrente che ti travolge, ti porta veramente dovunque. Ecco, a proposito di lingua, quindi entriamo nel vivo dello spettacolo, è una lingua pura, napoletanità, Napoli, e filtro per che cosa? Partiamo dal presupposto che la lingua napoletana è appunto una lingua. E non è come di altro, è una lingua e in quanto tale ha una sua musicalità, in quanto tale è poesia, è evocazione, e questo fa sì che tutto quello che in qualche modo viene messo in scena, viene raccontato, viene espresso dagli attori passi attraverso i sensi. Non c'è questa necessità di capire attraverso la razionalità, la tesa, ci si abbandona e questo chiaramente crea emozione, e a teatro bisogna emozionarsi, purtroppo sempre difficilmente accade, insomma, questo è il mio parere. Sì, sì, no, assolutamente, è una lingua carnale, la lingua napoletana, è una lingua passionale, calda, e siccome in questo lavoro di Annibale, in questo testo, c'è molta carnalità, c'è molta passione, c'è molto sangue che si accende, prende fuoco, e solo la lingua napoletana può veramente dare questa scintilla. Molto infuocata, sì. Infatti penso abbia preceduto la mia domanda, quindi volevo, non è lunga, ma solamente per capire anche me stesso il concetto, no? Perché giocare sulla sensualità è bellissimo, soprattutto in teatro, no? Entri in un posto e trovi tante cose, un posto dove entri e scopri tanti particolari, le cose più appetibili da palato intellettivo. Entri e scopri di avere lo sguardo libero, quindi devi immedesimarti, devi entrare, essere coinvolto. Le maschere sociali? Le maschere sociali sono in qualche modo presenti, ma soprattutto nel primo atto, e per fortuna nel secondo si sciolgono, direi, e questo è quello che io continuo a dire, nel senso che ognuno di noi ha delle maschere e ognuno di noi ha difficoltà a togliere questa maschera, quindi la cosa interessante è proprio, credo che il pubblico riesca proprio a identificarsi in loro, nonostante si parli di trasgressione, di perversione, insomma di tutta una serie di aspetti che sembrerebbero negativi, io credo che tocchino le corde di chiunque di noi, questo credo che accada ogni sera a teatro con Ferdinando. E
Proprio il personaggio del giovane Ferdinando che arriva e toglie la maschera ha una dimensione che è polverosa, anche molto finta, perché recitano tutti, il personaggio mio che è quello di Donna Clotilde, la mia governante, parente, povera, il prete, recitano, fingono, sono veramente ammantati di falsità e hanno una maschera che li copre molto. Ferdinando giù la maschera arriva e spoglia, che non è solamente no fisicamente, perché accade questo, perché lui li conquista tutti carnalmente, quindi li spoglia, ma questa azione di spogliare è anche proprio un'azione mentale, psicologica. Quindi oltre al gioco di metafore c'è proprio spogliare puro, di credere di tutti, di tutte le certezze che magari si pensava di avere. In effetti la parte più ostica e terribile quando è quando si sceglie l'isolamento, per cui si scruta nella mente umana, o quando c'è l'arrivo di Ferdinando? Ma io direi entrambi, sinceramente. Non so tu, io individuerei comunque in entrambi i momenti. Sono collegati, sì, infatti non c'è separazione, detto sinceramente. Sì, perché è duro avere a che fare con te stesso, è duro capire e venire allo scoperto per quello che sei, ma solo così puoi avere relazioni autentiche con l'esterno. In caso contrario continua ad essere sempre tutta una finzione, ma innanzitutto non devi fingere con te stesso per poter far sì che questo si verifica anche con il mondo esterno. Allora, questa è un'opera che racchiude il bagaglio storico e intellettuale di un autore scomparso prematuramente e che attraverso testi e quote dedicate al mondo del teatro si proietta verso la contemporaneità di un futuro in costante aggiornamento. Quindi, diciamo dai debutti che ci sono stati, la gente come ha reagito, come ha apprezzato sicuramente? Ma io credo il segreto stia proprio nel fatto che è un testo universale, quindi si passeranno, come dire, gli anni. Purtroppo la nuova drammaturgia spesso è un po' come il latte, cioè giorni di scadenza. Io credo che invece questo testo non abbia giorni di scadenza. È un testo che ha sicuramente grande vita, che ha avuto e che avrà grande vita e che è giusto assolutamente rimettere in scena. Io spero che insomma ci siano molte persone, molti artisti che abbiano voglia di toccare Ferdinando, anche in maniera completamente differente, insomma deve rimanere nella storia un lavoro del genere, a differenza di tanti altri che a mio parere non riescono in qualche modo a cogliere l'eternità delle cose e quindi si consumano nel giro di poco, insomma. È un classico, è diventato ormai un classico Ferdinando, ha la grandezza del classico, è un testo strutturato in maniera così perfetta che lo porta direttamente nella dimensione del grande autore e del grande testo. È sicuramente uno spettacolo che vedremo spesso in scena. Ce lo auguriamo, ci auguriamo intanto che il nostro sia spesso in scena. Scusa? Sì, saremo in tournée, grazie diciamo al nostro lavoro, infatti saremo già in tournée a Napoli adesso, torniamo per la terza volta a Napoli, saremo al Teatro Bellini e saremo al Bellini per la terza volta a Napoli, che comunque è la piazza, come dire, in qualche modo che la culla di Ferdinando, e quindi saremo 3 settimane a Napoli dopo Milano, poi faremo Palermo, faremo Roma di nuovo per la seconda volta e poi faremo una serie di tappe al sud e quindi insomma continueremo a girare. Qui a Milano siamo al Franco Parenti fino al 4 di novembre e devo dire che queste due serate che abbiamo già vissuto ci hanno restituito il senso proprio di questo lavoro, ci hanno dato grande gioia perché il pubblico è rimasto incantato e felicissimo e quindi siamo felici anche noi ovviamente. 5 agosto 1870.
trovato, ma trovata morta dintà che stulietti io sento, sì io sento e chiste son gallurda mi orna. Ma che dice, tu ci attirà tutto quanto. Ah Gesù, alta ricordata. Sina. Tu, annanzi alle strane, mi ha chiamato baronessa. Sina. Povero Catalina. Sai come sa da scuccia quando tu ti confieri. E peccato rezzo te lo combatte, ma anche ti è perdona perché sa mosce purissa a te sentisce. Il maligno che sembra in agguato. E più che mai in questa stanza e in questo momento dove ascolto una nuova, giovane e bellissima preda alla vostra anima! Il giorno 7 del corrente mese, cioè tra due anni, giovane Ferdinando sarà presso di voi! Cesarina! Ma la dami! Come si fanno? Lo dite che succede con questa disgrazia! Ma la cosa da fare? Andate a passare, passare! Ecco zia, voi avete la stessa sensualità di una monaca. Gesù, ma che libro ti facevano leggere? Vi prego, zia Clotilde, lasciatemi dormire con voi, vi prego. Domani col sole prenderò confidenza con la stanza e la notte non mi torrerà più. Ma non vi prego, zia Clotilde, vi prego! Padre Cadindo, ogni notte si rivolto nel rilorgio. Nonna Clotilde e Ferdinando, il vostro bravo e bello Ferdinando, fanno finta se gli accucca e quando, poi quando si pensano che io mi sono addormito, Ferdinando, zitta, zitta, sono fizzantura. Indoliette e nonna Clotilde, tutte e due, ne combinano di cotte e di crude. È stata sta cura a casa che ha fatto sta buona Clotilde. Ma chissà, un'enna confezione, che su un nemmo sacramento, Gesù, tua mia mi fa fissa, io un ti condanno, un tassambo, e mo io, perché tu hai fatto un giugio, mo io, shh, vai a da baronessa. Cadellina è morta. Chiamava manco Ferdinando. Siamo in scena fino al 4 di novembre. Sì, arrivederci, vi aspettiamo a teatro. Ciao.